terza giornata della 18ª edizione dei Sardini Open Trofeo Tavoni. Oggi, giornata molto importante, si disputano i quarti di finale di tutti i tabelloni, quindi si inizia a fare sul serio e l'appuntamento è sempre sui campi di Maria Pia. Siamo qui con Alessandro Franchi, un po' l'anima della segreteria del Sardini Open. Oramai forse sono stato negli anni passati l'anima, ora ci sono altre persone che sono in grado di svolgere il mio lavoro autonomamente. Diciamo che li seguo, ma sanno fare da soli, per fortuna, dopo 18 anni. Un torneo 18 anni che è diventato ormai maggiorenne, sempre però con un gusto nuovo. Sì, tutti gli anni diciamo che c'è sempre qualcosa di innovativo. Quest'anno in special modo proponiamo questa manifestazione dopo aver fatto la Coppa del Mondo a squadre, l'impegno più grosso e più soddisfacente che abbiamo realizzato nel corso della nostra vita di organizzatori di manifestazioni. Siamo molto soddisfatti e continuiamo tranquillamente. Un'organizzazione che negli anni, oltre a affiatarsi come amici, è diventata anche un'organizzazione professionale e professionista. Beh, certo, tutti gli anni si cerca di crescere anche appunto dal punto di vista dell'organizzazione, dei servizi che vengono offerti, della loro qualità. E di conseguenza, con un po' di esperienza, di volta in volta, diciamo che le cose vengono sempre meglio. Adesso riusciamo ad aggiornare i risultati e i tabelloni in tempo reale sul sito internet. Alcune cose, diciamo, che non devono essere più spiegate, ma vengono fatte dai volontari che nel corso degli anni si sono fatti una professionalità nello svolgere determinate mansioni. Quindi fila tutto più liscio, c'è meno nervosismo, siamo più tranquilli, abbiamo più tempo anche per giocare, per scherzare, per divertirci, per fare le cose allegramente. E con l'alternanza scuola-lavoro, tanti giovanissimi che si avvicinano ad un modo di organizzare per loro ancora magari un po' oscuro. Sì, questo è un aspetto molto molto importante, molto bello e anche molto gratificante, perché comunque trasmettere l'insegnamento ai giovani è fondamentale per far sì che il torneo abbia un futuro, altrimenti tutto questo poi finisce quando finisce la voglia o la volontà di alcuni. E penso che altrettanto sia importante per loro, come ragazzi, come giovani, entrare a contatto con un mondo che magari molti non conoscono e, diciamo, soddisfare alcune necessità del torneo con capacità, perché io mi rendo conto che questi ragazzi, appunto dal punto di vista dell'informatica, con la conoscenza che hanno dei telefonini, dei computer o di alcuni software che noi utilizziamo, fanno molto prima di imparare e sono molto pronti e svegli nel realizzare ciò che gli viene dato da fare. Invece, tra le conferme si sottolinea sempre l'amicizia sempre più forte tra il Sardini Open e gli amici toscani. Beh, noi diciamo che siamo
qui fin dalla prima edizione abbiamo dato una mano, diciamo, ad organizzare le prime edizioni di questa manifestazione. Poi sì, è subentrato il bene, l'affetto, l'amicizia, la splendida ospitalità che abbiamo ricevuto in Sardegna, e questo sodalizio si è consolidato nel tempo e rimane ancora granitico, con amicizie che oramai sono diventate veramente molto forti e importanti. Prossimo traguardo adesso, il ventennale. Beh, io sono sempre un po' restio, insomma, vado di passo in passo. Comunque sì, certo, a questo punto siamo molto vicini, insomma, 20 non è lontano. Gigi Calise, anima della segreteria del Tennis Club Alghero, 18° anno di un torneo che porta sempre più persone e più entusiasmo in questo circolo. Assolutamente sì. Anima del tennis, hai esagerato, Anto. Diciamo factotum, visto che mi occupo della segreteria, e quest'anno Alberto mi ha dato da dirigere i mitici Racatapalle, che come sapete in ogni torneo sono l'anima portante, nel senso che senza di loro veramente le partite possono durare ore e ore e ore in più. Invece grazie a loro, col progetto scuola di Maurizio Zai, abbiamo circa 40 Racatapalle, molto bravi, addestrati naturalmente ad hoc all'epoca dei mondiali, all'epoca del mondiale, a maggio abbiamo fatto il grande mondiale, e quindi niente, mi occupo di gestirli per i campi e chi più ne ha più ne metta. 43 ragazzi del progetto Alternanza Scuola Lavoro, ti vediamo per tutta la giornata andare in giro per i campi a cercarli, a recuperarli, a spiegargli cosa devono fare. Allora, quello che devono fare lo sanno benissimo, il problema è che dopo un po' naturalmente ci si stanca, quindi hanno la pausa pranzo, io devo praticamente gestirli per farli, diciamo, fra virgolette, riposare e non riposare, anche perché ragazzi, cioè Anto, tu lo sai, il torneo parte la mattina, ieri abbiamo finito alle 21.30 e chissà quando finiremo anche oggi. Abbiamo 48 incontri e quindi siamo qua ad aspettare, però l'importante è che ci sia sempre tanto pubblico, tanta affluenza di sportivi e non, per vedere questo magnifico torneo, come ha detto Antonio, alla 18esima edizione. E a proposito di raccatapalle e di ragazzi dell'alternanza scuola lavoro, ne vediamo anche una qui. Ah, certo! Qua abbiamo la nostra mitica... Per noi in gergo si chiama car wash, e invece si chiama veramente? Elisa. Puoi dirlo anche? Elisa. Elisa è una, diciamo, è un modello classico, cioè non perché studia il classico, è un'allieva del classico, che però qua è modello in quanto non gioca a tennis, ma ha imparato tutto, sa tutto, è in campo e una scheggia. Quante partite hai fatto oggi? Tante, ho perso il conto da molto, quindi non ne ho idea, un sacco. Ne ho fatto adesso 4 di fila, quindi... Avete capito? 4 di fila, però qua la giornata è lunga, quindi per questo noi siamo qua che vi aspettiamo, numerosi. Guardate che bellezze che abbiamo qui. Alberto Corradi ha appena concluso la sua sfida sul campo 1, 6-3, 6-3 per il tuo avversario, Anthony Cotteril, un giudizio alla tua gara. Anthony è stato veramente bravo, ha giocato un bellissimo tennis, ha meritato di vincere,
niente scuse, quindi oggi è stato più forte di me, l'anno scorso in questo torneo ero riuscito a batterlo, quest'anno invece la mia condizione fisica purtroppo non è altrettanto valida come quella dell'anno scorso e quindi ha vinto nettamente e con pieno merito. Febbre nei giorni scorsi, oggi qualche problema di stomaco, non è stato il tuo torneo più fortunato? No, non sono arrivato in condizioni fisiche ideali per affrontare questo match e questo mi dispiace, ma non è colpa mia, purtroppo una infezione mi ha debilitato un po', però non voglio scuse, è stato più bravo di me, quindi nessun malessere, solamente più forte in questo momento. Nessuna scusa, complimenti a te che riconosci sportivamente il valore del tuo avversario, che è giustamente la terza testa di serie del torneo, quindi ha una classifica migliore della tua. Sicuramente però tutta l'organizzazione del torneo, pensarci, fare, muoverti, non ti aiuta a concentrarti al 100% sul campo. Sì, effettivamente un po' di pressione l'abbiamo, anche perché da domani ci saranno le dirette televisive, quindi mi stavo organizzando anche le dirette che avremo su Catalan TV, su Canale 12 e su Sky 879, e quindi la mia testa era presa anche da altri fattori, però ripeto, lui ha giocato molto bene, d'altra parte a maggio ha vinto la Coppa del Mondo insieme al suo compagno Lapton, quindi non è che ho perso contro l'ultimo arrivato, ha perso con un top player, ci sta, anzi mi meraviglio come ho fatto a batterlo due volte gli anni scorsi, purtroppo la carta d'identità comunque sta cominciando a lasciare i suoi effetti, i suoi segni. Resta comunque il torneo di doppio, sei in coppia con Wagner, numero uno del mondo, non c'è bisogno di presentarlo, sicuro favorito per il tabellone singolare, in doppio come vi trovate? Non ho mai giocato in doppio con Wagner, è la prima volta, sarà una bellissima esperienza. Siamo capitati nella parte alta del tabellone dove ci sono tutte le coppie più forti, quindi già da stasera avremo un grande test perché giochiamo contro i due campioni di Germania e quindi già al primo turno avremo degli incontri molto difficili. Spero di recuperare qualche energia perché fra due ore devo rientrare in campo, speriamo bene. Colori azzurri che nei tabelloni principali sono spariti abbastanza in fretta, l'ultima Monica Quassinti nei quarti femminili. Eh sì, diciamo che per quanto riguarda il tabellone femminile c'è stato anche qualche miracolo, perché arrivare ai quarti di finale, a parte Marianna che poteva avere un corridoio ma ha incontrato subito la testa di serie numero 3, quindi purtroppo ha perso 6-4-7-5. Per gli altri italiani il compito era molto arduo e quindi arrivare agli ottavi di finale è stato veramente un ottimo risultato. Un finale sui pronostici dei tre tabelloni. Partiamo dal maschile. Il tabellone maschile, stamattina ho visto Udè in piena forma, la settimana scorsa ha vinto gli US Open e io credo che sia uno del favorito in questo momento, anche se Olson, che ha vinto Wimbledon, gli darà filo da torcere. Per quanto riguarda il femminile, la finale sicuramente sarà Kruger contro la Famen, che sono le prime due teste di serie, e lì sarà veramente una finale combattuta. Non si può dare un pronostico perché veramente è una partita che finisce sempre al terzo set, una volta vince una e una volta vince l'altra. Nei quad invece, sorpresa, non ci sarà la sfida tra i primi due giocatori del tabellone? Eh sì, grande sorpresa, Laudan, uno dei gemelli Laudan, il più forte, il più debole l'avevo battuto io ieri, ha fatto veramente un ottimo risultato battendo il numero 3 al mondo che è Luca Sittol, sudafricano. Io lo accreditavo quasi della vittoria finale, però grande sorpresa, vuol dire che questi ragazzi stanno crescendo, hanno 22 anni, quindi stanno migliorando a vista d'occhio, però penso che contro Wagner non ci sia niente da fare. E speriamo presto che tra i giovani che crescono a vista d'occhio ci sia anche qualche italiano. Qualcuno arriverà, stiamo seminando anche con la federazione, i primi risultati si vedono. Stanno facendo tanti raduni in Italia per cercare di coinvolgere anche dei ragazzi giovani
al tennis in carrozzina, ragazzi che purtroppo hanno avuto un incidente da poco e si stanno avvicinando. Anche, so che faranno un torneo anche a Imola, vicino al centro di riabilitazione di Montecatone. Faranno un torneo a Budrio, dove c'è un altro centro di riabilitazione. Piano piano stiamo entrando nei centri per invogliare i ragazzi a tornare allo sport, quindi è anche una missione della nostra associazione. Anthony Cotteril, una splendida vittoria oggi contro Alberto Corrado. Sì, ho giocato molto bene oggi e anche Alberto ha giocato benissimo e ha giocato molto bene anche la volta scorsa, infatti mi ha battuto. Nel prossimo match dovrai giocare contro il numero uno del mondo, Wagner. Sì, devo giocare con il numero uno al mondo, David Wagner. Sarà sicuramente un bellissimo match. Rispetto a lui, una delle tue possibilità è il fatto che conosci meglio di lui questi campi, visto che hai partecipato in diverse occasioni ai Sardini Open, mentre per lui è la prima volta qui ad Alghero, a parte la Coppa del Mondo. I know what you mean. He's only been here one time, and that time. Sì, sono stato qui tantissime volte, lui ha giocato qui solamente una volta, quindi sì, potrebbe essere un vantaggio per me. We'll see how it goes. Good luck. Thank you. In campo oggi i quarti di finale dei vari tabelloni della 18ª edizione dei Sardini Open, trofeo Tavoni, qui sui campi di Maria Pia, Tennis Club Alghero. Nel main draw maschile, Stefano Udè arriva in semifinale lasciando appena 6 giochi in 3 match. Oggi ha battuto 6-3, 6-1 il sudafricano Madipa e attende il vincente tra Stefan Olsson e il greco Diamantis. Lo svedese Olsson chiaramente è favorito in questo match, arriva dalla splendida vittoria di Wimbledon. Nella parte bassa di tabellone invece la semifinale vedrà Nicolas Pfeiffer, il francese testa di serie numero 2, tentare di rintuzzare l'attacco del belga Gerard. Un match che promette tanto spettacolo, visto il livello molto simile dei due atleti in campo. Nel singolare femminile, la testa di serie numero 1, Katrin Kruger, ha battuto 6-2, 6-1 la Belander e ora incontrerà la Olsen, vincente contro la Bühler. Nella parte bassa del tabellone si incontrano la testa di serie numero 2 e la numero 3, cioè la francese Famin e la russa Lvova, che dopo aver battuto Marianna Lauro all'esordio, nei quarti di finale ha eliminato anche Monica Quassinti. Chiudiamo con i quad che vedono il numero 1 del mondo, lo statunitense David Wagner, che ha esordito battendo 6-2, 6-0 Nobby, e domani affronterà Anthony Cotteril, il britannico testa di serie numero 4, che ha eliminato con un doppio 6-3 Alberto Corradi. Nella parte bassa del tabellone l'israeliano Weinberg ha battuto 7-6, 6-1 l'ultimo italiano ancora in corsa, che era Andrea Silvestrone, e domani incontrerà a sorpresa Maximilian Laudan, il tedesco che ha eliminato il numero 2 del tabellone Sittol per 7-6 nel tiebreak del set decisivo. Quindi l'appuntamento per le semifinali è domani dalle ore 9:30 sui campi del Tennis Club Alghero.